La new entry dei Trofei Moto Estate, la classe in cui battagliano le moto del presente e del futuro. Questa è la Twist Cup all'ultimo decisivo appuntamento stagionale in quel del Cremona Circuit, in cui battaglieranno Edoardo Savioli, Pullman, Donesano e Boccellari in prima fila. Godetevi lo spettacolo, noi siamo qui per raccontarvelo. Pronto per l'inizio dell'ultimo appuntamento, via, partiti il poleman Edoardo Savioli con un buco, attenzione, si è impiantato Luciano Visconti, in una grande partenza da parte di Boccellari, che anzi partiva dalla terza piazza, si trova ancora terzo con Carone che dovrebbe averlo sopravanzato, e un Edoardo Savioli che è chiaramente il favorito, favoritissimo per la vittoria finale, wild card già, sta dando un bello strappo Edoardo Savioli e Boccellari, che si è andato a riprendere di forza la seconda posizione. Per Boccellari chiaramente è l'ultimo appuntamento in cui può dare il meglio di sé e può strappare, stappare la vittoria di competizione, la Twins Cup, lo ricordiamo e lo ribadiamo, la neonata categoria inventata, voluta in maniera molto forte, molto importante, imponente da Bruno Sandrini e Filippo Del Monte, il poleman è Edoardo Savioli e ragazzi sta già creando una distanza abbastanza abissale tra sé e la compagnia cantante, con Edoardo Boccellari che partiva dalla terza, Donesana era il buco piazzato all'interno della griglia di partenza, vuol dire che Donesana non è partito all'inizio della competizione. Savioli intanto sta già cercando di dare un gran bello strappo e sta cercando di andarsene via, e lo sta facendo con una certa autorità, autorevolezza, forza e predominanza. Gini, Alberto Gini, che partiva dalla settima posizione, sta cercando una risalita molto interessante anche lui, sta combattendo e battagliando con piloti per la quinta posizione, lo vediamo col suo motone cercare di incastonarsi davanti agli altri. Savioli intanto sta conducendo una gara in maniera abbastanza libera, parole in circolo per lui, libertà totale per Edoardo Savioli, Edoardo Boccellari, e poi ci sono sei piloti attaccati che vanno a giocarsi in questo momento la terza posizione, con Carone che sta cercando di sopravanzare Gini, ma c'è stata una grande partenza da parte di Calonaci e Lorenzini con le moto numero 2 e numero 155 che stanno battagliando per la terza posizione. Bellissima questa quadratura da parte di Alberto Gini, lo vediamo con tutta la sua irruenza, la sua perseveranza nel tentativo di risalire la china. Intanto 2.155 ad inseguirsi l'uno dietro l'altro sono Calonaci e Lorenzini, partivano dalla nona e dalla decima, hanno sopravanzato molti piloti, sono terzo e quarto con Carone e De Stefanis che li guardano alle spalle, occhio perché Luca Carone ha qualche colpo in canna per provare a risalire la china. Twist Cup, lo ricordiamo, la neonata competizione che però sta già dando un certo tipo di frutti e sta dando già un certo tipo di soddisfazioni con la perseveranza dei piloti che stanno davvero cercando di battagliare in maniera molto agguerrita. E avete visto ad esempio come la griglia di partenza è sì un fattore, ma fino a un certo punto, perché Calonaci e Lorenzini, decimo e nono, si trovano terzo e quarto e sono lì pronti col fiato sul collo a battagliare su Boccellari. Bellissima questa quadratura che ci regala anche già ad esempio uno scorcio di come i piloti decidano di affrontare il curvone che mette al contro rettilineo, quello dove Edoardo Savioli ha creato non un buco, non un emisfero, ma ha creato già una distanza siderale, quel rettilineo dove abbiamo visto bellissimo il drone dall'altro. Stanno cercando di competere in maniera importante anche Gini e Piero Roma con Carone che sta cercando di risalire. Qui è una bella battaglia però, qua nulla, nulla davvero di intento al caso, cioè una roba è chiara che Edoardo Savioli ha preso, ha salutato la compagnia e ha detto: signori, ci vediamo verso la fine, qualora mi voleste vedere io sono lì. Però dietro c'è tanta bagarre perché Boccellari in una fase di circuito, largo qua Boccellari, vediamo se viene preso da Calonaci, viene inseguito in maniera importante e qui addirittura Calonaci deve anche stare attento a Lorenzini con De Stefani che sta cercando di inserirsi. Calonaci prova ad andare su Boccellari, è veramente bellissimo perché qualora i piloti potessero rivedere, e io glielo auguro non tanto per la mia telecronaca che fa abbastanza pena, ma per anche una loro futuribilità, c'è davvero un modo diverso totale di affrontare le varie curve
tra Boccellari, ad esempio, e Lorenzini, anzi Calonaci, ma anche Lorenzini in realtà, hanno proprio totalmente differente l'ingresso in curva, e poi chiaramente cambia anche il giro che viene dato alla moto alle spalle di tutto. Bellissima, però in questo momento questo scorcio del Cremona Circuit, eccolo qua, Boccellari a difendere la posizione, probabilmente è Boccellari che la interpreta molto interna prima del contro rettilineo, e dall'altra parte Calonci che la interpreta in maniera totalmente esterna, e alla fine è un ingresso differente, ma per ora Calonci non riesce a sfruttare la scia che gli crea Boccellari, che si tiene la posizione. Intanto Savioli ha frantumato qualsiasi forma di record in questa competizione su questo circuito terzo giro, e ha già praticamente 6 secondi di distacco, ha praticamente un rettilineo di distacco, mentre vedevo con la coda d'occhio Boccellari che transitava ancora in seconda posizione. Gara meglio di 9 giri, ricordiamoci, il Cremona Circuit è un circuito molto particolare. Intanto un onboard di Alberto Gini con la numero 24 sulla Twist Cup, è un circuito che anche a detta dei piloti è molto complicato, molto difficile da affrontare, tantissime curve, molta manualità, arrivano stremati alla fine della competizione, penso ad esempio rispetto a circuiti molto più lenti, molto più veloci come a Varano, come a Maggiore, dove i tempi di percorrenza sono anche molto maggiori perché è molto più breve la pista. Ci sono diversi spunti anche al Cremona Circuit di sorpasso, molti più rispetto ad esempio a Magione, mi viene da pensare, e in questo caso Boccellari si sta difendendo fortissimo da Calonaci e da Lorenzini. Occhio però, perché sta salendo forte Carone ha passato Lorenzini, Carone si è messo in quarta posizione, c'è secondo Boccellari, terzo Calonaci, quarto Carone, che però ha appena scavalcato Lorenzini e si sta issando in maniera importante. Ricordo che Carone partiva dalla quarta posizione, probabilmente ha anche deciso un po' di aspettare, di guardare. Guardate qua l'imperscrutabilità, l'imperturbabilità di questi ragazzi che stanno affrontando in maniera veemente la gara. Caldo, non cocente, ma una buona temperatura rispetto a quello che potrebbe essere un weekend di fine settembre. I piloti che continuano ad imperversare, e adesso si è creata una bella discrepanza. Adesso c'è una bella discrepanza perché Lorenzini e De Stefanis si sono allontanati. Carone ha passato in questo momento Boccellari tamponato, anche tampinato da Calonaci. Vediamo se si mette subito alle spalle di Carone Boccellari, oppure se adesso deve addirittura aspettare. Quarto giro su 9. Adesso la gara è completamente cambiata per Edoardo Boccellari, che si trova in precedenza in seconda posizione. Adesso è stato scavalcato in terza da un ottimo ritorno da parte di Luca Carone, che ha scavalcato prima Lorenzini, poi in un amen ne ha scavalcati due, perché ha scavalcato Calonaci e Boccellari. Adesso si è messo in seconda posizione, è lui che fa l'andatura. A questo punto dobbiamo anche capire se la sua andatura è un'andatura che ha ragione d'essere, se è un'andatura che gli permetterà di andarsene via, o se è un'andatura che lo confinerà ad una lotta con Boccellari. In questo momento preciso sembra che il distacco sia abbastanza contenuto, 3 decimi tra lui e Boccellari, e allora probabilmente non ne ha per scappare, ma bisogna capire se Boccellari sta aspettando, se Boccellari ha deciso di farlo andare, magari di studiarlo alle spalle, oppure se semplicemente Carone si è messo davanti, non ha ancora deciso e ha optato per una fuga, e poi se dovesse optare per una fuga, intanto quasi sfiorano una collisione Boccellari e Calonaci, con Lorenzini alle spalle che li guarda, con Gini che sta salendo su anche lui. Vediamo se proverà ad insidiare. Calonaci dà sempre l'idea di essere vicinissimo a Boccellari per provare a passarlo, poi non ci riesce. E poi guardate qua lo stacco clamoroso in contro rettilineo, con Boccellari che se ne va via e prende almeno 2-3 decimi su Calonaci, che li guadagna tutti nel tratto misto, ma li va a riperdere poi sul contro rettilineo. Allora a quel punto li aspettiamo al rettilineo, perché se la potenza della moto di Boccellari è un aiuto per Boccellari, potrebbe chiaramente andare a rintuzzare il gap sul buon Luca Carone. Li aspettiamo mentre Savioli sta davvero davvero dinoccolandosi in una gara solitaria, che magari gli permetterà anche di compiere qualche doppiaggio, perché sta andando ad una velocità stratosferica, stradominante, straperformante, super! Edoardo Savioli, intanto dietro le telecamere che indugiano su lotte clandestine tra De Stefanis, Gini e Co. Questo è De Stefanis che prova a compiere il sorpasso sul diretto contendente, questo invece è Alberto Gini con l'inquadratura e la mappatura della sua moto
con mentre effettua Paprika Kami, mentre effettua cambi di direzione. Mi sembra che però stia percorrendo il circuito da solo, abbastanza in solitaria. Questo vuol dire che si è staccato dal gruppo che prima era presieduto da Boccellari e ora non lo è più, perché c'è Carone, a meno che le telecamere non ci aiutino. E andiamo a cercare di capire se c'è stato qualche contro sul passo. Intanto qua è inquadrato anche Piero Roma, che sta insidiando De Stefanis. De Stefanis in realtà se ne sta andando in quel duello, in quel corpo a corpo che ne aveva visti protagonisti in precedenza. Eccoli qua che salgono su, De Stefanis e Piero Roma, mentre passano tutte quante le altre moto. E ci stiamo chiaramente dedicando anche a delle altre lotte che riguardano posizioni magari un po' più basse, anche perché Savioli sta veramente facendo, incutendo un ritmo forsennato e chiaramente non è praticamente perseguibile da tutti quanti. Boccellari, Carone, si sono staccati Boccellari! Super! Sorpasso alla chicane da parte di Edo Boccellari su Carone, prova ad andarsene e ci riesce. Boccellari scavalca Carone mentre Calonaci non ne ha più. Calonaci ha tirato i remi in barca, ha fatto una super gara per i primi quattro giri Mattia Calonaci, ma adesso non ne ha più. Boccellari ha passato Carone e gli ha preso 4 decimi almeno in questo primo step, in questa prima parte di giro. Segno che forse Boccellari gli è stato detto dal box: adesso inizia a spingere perché ne hai, anche perché siamo a più di metà gara. E allora probabilmente proprio lui. Intanto andiamo con Alberto Gini che va a toccare, a lambire il cordolo ancora una volta, quasi lì ci soprassiede, ci passa sopra e chiaramente perde performanza la moto, ma lui si diverte come un pazzo, perché vuol dire che sta cercando di cercare, un bellissimo modo di dire, tutto mio il limite. Calonaci intanto, forse Lorenzini lo ha passato e Calonaci è crollato in rendimento totalmente, drasticamente. Lorenzini lo ha passato, non ha fatto un errore, ma mi sembra proprio che la moto lo abbia un attimo abbandonato. Chi non sta abbandonando però la pista è Carone ed è anche Boccellari, che stanno dando vita ad un bellissimo corpo a corpo, un bellissimo duello. Chissà chi la spunterà. Qui è Carone che prova a mettere il muso davanti a Boccellari e ci riesce, scavalcandolo con un grande passaggio. Intanto qui c'è una bellissima immagine, c'è un bellissimo corpo a corpo, un bel triello mi sembra tra Gini, De Stefani, anzi no, Lorenzini e Calonaci, mentre continua il corpo a corpo tra questi due. È ripassato Carone su Boccellari che non riesce a ribeffarlo, forse prova ad entrare in curva Boccellari, non ci riesce. Là dietro Calonaci, Lorenzini, Gini se le stanno dando di santa ragione, bellissimi i duelli. A questo punto abbiamo abbandonato totalmente Savioli, ce ne vuole Edoardo, ma stai facendo una gara totalmente a sé stante, totalmente e imperscrutabilmente dominante. E allora noi andiamo a vedere chi ci sta facendo divertire, in particolar modo quest'altro gruppettino, a partire da Calonaci, per Lorenzini, per Gini, che stanno in maniera davvero arguta provando a prendersi posizioni. Probabilmente quasi quello non è Gini, ma forse Piero Roma, che aveva preso la posizione in precedenza, scappato. Infatti Gini lo vedo che sta praticamente battagliando da solo. Eccoli là, è un duello totale, però è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Era quello proprio Gini, invece non ho mai sbagliato, era Gini, un'inquadratura di Gini dove in alcune parti di circuito è un po' più lontano da quei due lì, da Calonaci e da Lorenzini, poi però si riavvicina, poi si riallontana, è un po' un elastico, un pendolo, un po' come quello che sta facendo Boccellari con Carone. Carone lo ha ripassato, lo ricordiamo qua. Gini prova ad infilare Lorenzini, anzi Calonaci, e ci riesce Gini. E intanto qui Savioli, altro passaggio, altra mattanza, non mi piace neanche dirlo, altro schiaffo alla compagnia cantante, perché stanno davvero facendo due sport a sé stanti, però a più di un rettilineo di vantaggio Edoardo Savioli, che chiaramente si appresta poi a vincere quello che è l'ultimo appuntamento per le Twist Cup. Ma noi vogliamo vedere la bagarre, il duello, il triello che si stanno creando per il secondo posto tra Carone e Boccellari, e per il terzo e per il quarto Lorenzini, Calonaci, Gini, che se le stanno davvero dando di santa ragione, stanno dando vita ad una bellissima gara. Tutti quanti questi piloti stanno combattendo, battagliando in maniera leale, in maniera vera, sincera, e stanno continuando in qualche maniera a onorare l'ultimo appuntamento di quel del Cremona Circuit. Altra immagine su Edoardo Savioli, il dominatore assoluto.
lo squalo Imari del ciclismo, ma qui davvero ha azzannato le prede e le ha morsicate per tutto il tempo senza mai lasciarle fino a fine, e lo stiamo seguendo nel suo passo, nel suo incedere, mentre sta andando a coronare una grande vittoria, una vittoria costruita giro dopo giro, secondo dopo secondo, e qui è un distacco davvero siderale quello da parte di Edoardo Savioli, e si è anche addirittura permesso il lusso di girarsi per andare a vedere dove sono tutti quanti gli altri. Qua intanto un'inquadratura di Alberto Gini, Twist Cup, lo ricordiamo, al meglio dei 9 giri, 3450 metri di percorrenza, ne mancano davvero pochi a Edoardo Savioli per laurearsi il, non il campione chiaramente della competizione, ma il vincitore del Cremona Circuit con la sua numero 27. Edoardo Savioli affronta quelle che sono le curve finali, vince Edoardo Savioli, penna col suo motone davanti a tutti, e adesso aspettiamo, bella questa impennata, questa inquadratura, voglio vedere chi passa davanti tra Boccellari e Carone, perché ce li siamo un attimo persi, ma siamo sicuri che adesso compariranno. C'è quella bandiera a scacchi che sventola, Carone, Boccellari, Carone, Boccellari, con Boccellari che chiaramente esulta perché si laurea campione di competizione della Twist Cup, e poi là dietro arrivano Lenzini, Calonaci e Gini, con Gini davanti a tutti, vince Edoardo Savioli, ma non ne avevamo dubbi, visto lo strapotere, lo stradominio che già aveva avuto durante le qualifiche. Secondo Luca Carone, che riesce a beffare un Edoardo Boccellari che non può far altro però che considerarsi soddisfatto, avevamo parlato molto con lui pre-gara per le emozioni che avrebbe dato questa Twins Cup. Poi Gini si aggiudica quell'altra mini competizione con Calonaci e Lorenzini, che avevano tenuto testa all'inizio a Boccellari, ma poi l'ha avuto la meglio. Super Luca Carone vince Edoardo Savioli, secondo Luca Carone, terzo Edoardo Boccellari. All'anno prossimo, ragazzi, grazie.